Ad Agrigento, su iniziativa dell'ANDE, l'Associazione Nazionale Donne Elettrici, presieduta da Carola De Paoli, al Circolo Empedocleo è stato presentato il libro Giuseppe Alongi, il poliziotto sociologo, dall'antropologia criminale alla cattiva polizia politica, scritto da Gero Di Francesco, condirettore della rivista Studi Storici Siciliani ed edito da Salvatore Sciascia. Una biografia di un poliziotto che è uno studioso di antropologia culturale che vive a cavallo dell'Ottocento e del Novecento. Lui inizia la sua attività da delegato di PS nel 1880. Nel 1886 scrive un primo libro sulla mafia con due F e poi nella sua evoluzione è uno, diciamo, che ha delle promozioni per merito, perché oltre ad essere uno studioso del fenomeno mafioso è un seguace anche di Lombroso e quindi è uno che dice la sua nell'ambito della criminologia. Tant'è vero che alla fine del secolo lui si intesta anche alla realizzazione di una rivista proprio di criminologia, una rivista, diciamo, assieme al professore Ottolenghi, che era uno degli altri seguaci di Cesare Lombroso. È un personaggio particolare perché attraverso di lui io racconto un po' la storia, diciamo, che accade in Sicilia tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. E questo personaggio, diciamo, che non solo è uno che scrive, ma che anche svolge la sua attività da investigatore, tant'è vero, diciamo, che partecipa anche all'arresto di Palizzolo, che era, diciamo, il mandante, si supponeva fosse il mandante dell'omicidio Notar Bartolo. È uno che ha delle vicissitudini particolari, perché nel 1907, diciamo, subisce anche un'onta, perché il figlio, che è un poliziotto come lui, un delegato, viene arrestato perché durante una manifestazione a favore di Nunzio Nasi a Palermo nel 1907 e c'è un assassinio di un giovane studente che manifesta e danno la colpa a questo figlio che si chiama Italo. Allora lui scopre, insomma, che c'è quasi una congiura, perché attraverso un ricatto nei confronti della detenzione del figlio Italo vorrebbero anche fermare la sua attività, che è una sua attività investigativa, oltre che una sua attività di analisi del fenomeno mafioso. Era un periodo in cui a Palermo c'era un prefetto che durava da 13 anni, come se fosse un viceré, il prefetto De Seta. Lui, ecco, diciamo che riesce ad avere queste promozioni per merito e poi diventare anche questore di Bologna. È una bellissima iniziativa dell'Ande per un libro che merita, secondo me, attenzione, perché è un libro fatto con grande cura e con grande sapienza scientifica, insomma, perché Gero Di Francesco ha compulsato tutte le fonti possibili e ricostruisce la vita professionale e umana di un funzionario di polizia vissuto tra metà Ottocento e la prima metà del Novecento. Però non è solo la vita di questo personaggio, perché attraverso la vita di questo personaggio in realtà si riesce a vedere le dinamiche di quello che è stato il mondo politico italiano in quel periodo, con particolare riguardo alla Sicilia, perché questo personaggio particolare era un poliziotto sociologo, uno che faceva la sua attività di poliziotto, ma nello stesso tempo faceva le analisi sulle cose che vedeva e sulle cose che viveva, e ha partecipato attivamente alla discussione di che cosa è stata la mafia, di come è nata la mafia, e credo che ci ha tramandato un documento che è abbastanza interessante a rileggerlo, per cui vale la pena di dedicare attenzione a questo libro.